Una produzione ANS TV. Spazio informazione. In collaborazione con il direttore di ReteMessina.it, Antonio Genovese. Oggi tratteremo un argomento estremamente delicato. Parleremo di oncologia medica e lo faremo con il professor Vincenzo Adamo, ordinario di oncologia medica, coordinatore della rete oncologica regionale e referente regionale Molecular Tumor Board. Abbiamo tanti argomenti da sviluppare, professore, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito e ringrazio Rete Messina e Radio Binco Banco e naturalmente lei, dottor Genovese. Io ringrazio lei per la disponibilità. Potremmo iniziare da un punto fondamentale comune a tutte le patologie, ovvero la prevenzione. Come si fa prevenzione in oncologia? Beh, prevenzione in oncologia si può fare, ci sono sicuramente alcuni tumori che sono fra altri tumori a maggiore incidenza su cui si può lavorare in termini di prevenzione. In particolare parliamo del tumore della mammella, il tumore del colorretto, il tumore della cervice, il tumore della prostata anche nel maschio. E c'è da dire che per quanto riguarda la prevenzione, purtroppo la pandemia, i due anni e mezzo di Covid, hanno creato uno stop nell'attività, diciamo, nella sensibilità alla prevenzione. C'è stata molta paura, c'è stato un fermo generale, ma questo vale per tutto il territorio nazionale, anche se questo è stato più marcato poi nelle aree del sud. La Sicilia è parecchio indietro sulla prevenzione e stiamo cercando di recuperare, ma sta cercando di recuperare anche il Ministero della Salute, tant'è vero che nel piano oncologico nazionale c'è una quota destinata esclusivamente alla prevenzione, è una quota anche molto importante dal punto di vista del contributo che verrà data a tutte le regioni per riattivare i processi di prevenzione. Come direttore ricordiamo che lei ha visto nascere e crescere il reparto di oncologia dell'azienda Papardo. Quali sono le neoplasie che negli ultimi anni hanno avuto un'impennata e quali invece quelle una decrescita? Sì, intanto il tumore purtroppo è in crescita. Abbiamo 391.000 casi in Italia nel 2022, sono gli ultimi dati, e l'incremento è a favore più del maschio, 1,4% in più e 0,7% in più per la donna. Comunque cresce per entrambi. Le patologie dove cresce di più sono sempre quelle le più importanti, quelle a cui io ho fatto riferimento un attimo fa: tumore alla mammella, tumore della prostata nel maschio, tumore del colorretto e il tumore del polmone. Certamente sono i quattro big killer particolarmente importanti, come anche il tumore dell'ovaio per quanto riguarda sempre la donna. E più che una ricrescita, c'è stato proprio un fenomeno di ritardo, c'è un ritardo diagnostico, purtroppo legato sempre a quel fenomeno della pandemia. Ritardo diagnostico perché le persone non si sono presentate ai controlli previsti, hanno avuto le paure che conosciamo e questo ha portato a un ritardo diagnostico. Il ritardo diagnostico è quello la cosa, diciamo, più importante che dovremo affrontare in questi prossimi due anni, 2023-2024. Noi ci ritroviamo più cancri perché sono in ritardo e troviamo più cancri con una stadiazione un po' più avanzata. Però, insomma, abbiamo possibilità di recupero sia per le tecnologie e sia per le nuove terapie. E i fattori che influiscono sono sempre gli stessi: fumo, cattiva alimentazione, cattive abitudini alimentari. Sì, ha toccato perfettamente il tasto. Sicuramente fumo, fortissima come importanza, ma non soltanto per il tumore del polmone. Il fumo ha un'incidenza, dà un contributo allo sviluppo di tumori. In moltissimi tumori, dal polmone al tumore dello stomaco, il pancreas, l'esofago, la vescica, cioè ad ampio spettro veramente, ma così anche le cattive abitudini come l'alimentazione non corretta. Purtroppo l'Italia sconta una quota importante di persone sovrappeso e anche una quota importante di persone obese. Questo porta a tumori di un certo tipo, come per esempio nella donna il tumore della mammella, il tumore dell'utero, dell'endometrio. Quando si parla di terapia si pensa ovviamente alla chemioterapia, alla radioterapia, ma vi sono terapie innovative e ultimi protocolli applicativi a queste patologie? Sì, assolutamente sì. La chemioterapia non è scomparsa, non può ancora scomparire, fa parte sicuramente
di un programma terapeutico che ancora non è completamente superato, però per alcune patologie questo è superato, nel senso che abbiamo oggi una modalità di trattamento che è diverso. Oggi nel fare la diagnosi non ci basta avere soltanto una diagnosi istomorfologica, ma andiamo a cercare una diagnosi che sia molecolare, mutazionale, e quindi una diagnosi che è legata a delle alterazioni genetiche attraverso profilazione genomica, che oggi è possibile fare anche nel nostro territorio siciliano, anche nella nostra realtà messinese. Attraverso questa diagnosi noi individuiamo i tumori anche per mutazione, per alterazione appunto genomica, e abbiamo delle terapie che diventano terapie mirate su quella mutazione. E questa è la cosiddetta medicina di precisione. Questo è il vero cambiamento degli ultimi 10 anni, ma un cambiamento epocale, cioè noi abbiamo dei tumori del polmone dove individuiamo una mutazione e possiamo iniziare il trattamento direttamente col farmaco non chemioterapico, ma col farmaco appunto innovativo, che può essere immunoterapico o un farmaco biologico. E questo vale anche per la mammella e vale anche per tanti altri tumori. Questo è sicuramente molto importante. Abbiamo accennato al fatto che lei è coordinatore della rete oncologica regionale, ma come funziona questa rete? Beh, questa rete è stata rivisitata negli ultimi 3 anni e mezzo, era nata nel 2014, poi c'era stato un po' di poca attenzione, ma nel 2019, dopo la conferenza Stato-Regione, dove c'è stato un impulso fortissimo allo sviluppo delle reti oncologiche regionali, anche a livello siciliano, all'epoca l'assessore Razza ha fatto nascere un nuovo coordinamento della rete oncologica, di cui io mi onoro di essere il coordinatore, ma accanto a me c'è un gruppo di 12 illustri colleghi che facciamo questo tavolo tecnico multidisciplinare, cioè c'è la presenza degli oncologi, dei chirurghi, dei radioterapisti, dei psicologi, dei genetisti, dei biologi molecolari. Cioè in questo tavolo di lavoro siamo una multidisciplinarità di competenze, e abbiamo lavorato fortemente sulla riorganizzazione di questa rete attraverso un meccanismo molto, molto semplice, tutto sommato: l'attivazione di quelli che noi chiamiamo i percorsi diagnostico-terapeutici, cioè il PDTA, e nello stesso tempo l'individuazione attraverso volumi, competenze, eccetera, dei centri che potevano appunto entrare in questa rete e cominciare a lavorare in rete. E questo l'abbiamo già fatto per il tumore alla mammella. Oggi ci sono 17 breast unit, che sono i centri specialistici per la mammella, esistenti in Sicilia e collegati in rete, ma lo abbiamo fatto anche per il tumore del polmone, per il tumore dell'ovaio, per il tumore della prostata e per il tumore del colon retto. Quindi un grosso lavoro nelle patologie più importanti. Consideriamo che questi costituiscono l'80% dei tumori. Quindi già su questo noi abbiamo strutturato questa rete. Abbiamo individuato i centri sono stati individuati con decreto assessoriale, sono monitorati, cioè devono rispondere ogni 6 mesi, nello spazio di un anno, almeno 2 volte a dei controlli che fa il gruppo, che noi come gruppo, come coordinamento siamo autorizzati a fare, e stiamo lavorando abbastanza bene. E questi centri lavorano in autonomia o c'è una sinergia? No, questi centri lavorano anche e devono lavorare in sinergia, ma il punto di passaggio è quello che cercheremo di sviluppare in questi mesi, probabilmente prima dell'estate, ma comunque da qui alla fine dell'anno, cioè quello di... stiamo lavorando sulle piattaforme informatizzate, cioè lei comprende meglio di me che perché una rete possa funzionare deve avere una piattaforma che la mette in collegamento, che mette in collegamento la rete, che raccolga i dati, e attraverso questo possiamo meglio, diciamo, controllare anche l'attività e fare interagire al meglio i vari centri specialisti. Stiamo lavorando su queste piattaforme informatizzate proprio per la rete oncologica siciliana. Mentre per quanto riguarda il Molecular Tumor Board? Molecular Tumor Board è un altro aspetto estremamente importante che fa parte della rete oncologica, ce ne occupiamo nel gruppo del coordinamento, e questo, diciamo, fa pandan e si correla con quelle informazioni che gli ho dato sulle terapie, sulla medicina di precisione e sulle terapie mirate, sulle target therapies, sulle terapie di precisione, perché il Molecular Tumor Board è un gruppo di lavoro che naturalmente anche qui stiamo lavorando per costruire una rete che deve praticamente lavorare attraverso dei laboratori
che sono dedicati alla profilazione genomica, quindi allo studio dei geni. Questo viene fatto oggi sull'estrazione del DNA da un prelievo di sangue e sull'estrazione del DNA dai pezzi di tessuto istologico dopo un intervento. Quindi oggi è molto facilitato tutto questo, e oggi abbiamo già individuato ben 7 laboratori in ambito siciliano, forse addirittura 8, che costituiranno una rete. Stiamo lavorando su questo, siamo vicini al decreto dell'assessore anche da questo punto di vista, e Messina è presente proprio con il Papardo. E comunque diciamo che noi copriamo le 3 aree metropolitane con questa rete dei laboratori di profilazione genomica, ma si copre anche l'area, diciamo, vasta Iblea, che va da Siracusa a Ragusa, perché lì c'è un centro che riesce a fare in maniera diciamo con grande competenza questa attività di profilazione genomica. Anche qui lavoriamo in rete, stiamo lavorando in rete, anche qui avremo una piattaforma che metterà insieme questa diciamo questa rete di laboratori. E siamo quasi in chiusura, professore, cosa ti aspetta nei prossimi anni? Allora, ma c'è molto da aspettarsi. Non l'abbiamo detto, ma la mortalità l'abbiamo ridotta, attenzione, nel mondo e in Europa tantissimo, e l'Italia a livello europeo è la prima per riduzione di mortalità negli ultimi 10 anni, quindi siamo messi bene. L'oncologia nazionale funziona bene, italiana, in ambito, in maniera molto allargata, dagli oncologi medici ai chirurghi oncologi e così via, ai radio-oncologi. Quindi ci aspettiamo molto, perché non dimentichiamo che oggi oltre il 60% riusciamo a dare una sopravvivenza sopra i 5 anni, e se noi lavoriamo sugli stadi iniziali, quindi ritorniamo al discorso della prevenzione e prendiamo il tumore in stadi inizialissimi, noi arriviamo al 90% di guarigione per il tumore alla mammella, all'80% per altri tumori molto importanti. Quindi si deve lavorare sempre sulla prevenzione, sfruttando poi le novità terapeutiche che sono estremamente importanti. Spazio Informazione, oggi ho ospitato il professor Vincenzo Adamo, ordinario di oncologia medica. Io lo devo ringraziare non solo per la sua disponibilità, ma anche perché il suo intervento è stato molto esaustivo, come sempre, noi ci conosciamo da tanto tempo. Grazie. E noi ringraziamo anche tutti gli ascoltatori e ci risentiamo fra una settimana. Abbiamo trasmesso una produzione ANS TV. Spazio Informazione. In collaborazione con il direttore di rete Messina.it, Antonio Genovese.